ed ecco la blusa, a fiorellini con lo jabot davanti, con le maniche, con le balzettine che arrivano fino al gomito, e sotto la mini con le borchie e il pizzo. Opa, si è inclinata la telecamera e non si vede. Ecco, la mini con le borchie e il pizzo. È una mini, è a vita alta, è aderente, è una gonna carina di giorno con gli anfibi, stupenda di sera per andare a ballare o per andare fuori, comunque per un'uscita. E niente, a me piace moltissimo. Io ho voluto abbinarla così, ma forse ho anche un po' dovuto, perché come vedete non so mai cosa ci sarà dentro lo scatolone, e quindi la sfida è anche quella di riuscire a creare gli abbinamenti senza sapere cosa c'è e provare a mischiare, a fare cose che escono, diciamo, da quello che è presente sul catalogo come combinazioni, anche perché appunto non avendo qui tutta la collezione io mischio con quello che ho a disposizione. Però a me non mi dispiace questo contrasto fra rock e romanticismo, perché comunque, per carità, inventare non si inventa niente nessuno, è una cosa che sicuramente tanti stilisti hanno già fatto e proposto, però a me piace, cioè io lo trovo grazioso, lo trovo molto piacevole.